perché c'è l'ennesima riforma di un governo che pensa a tutti, tranne che alle fasce più deboli della società e al mondo del lavoro, che anche in questa finanziaria semplicemente sono ignorati. Vedi le pensioni a 3 euro, vedi i tagli della sanità pubblica, perché metterci più soldi perché c'è l'inflazione e quindi costa di più non è investire sulla sanità. Questo governo ha investito sull'evasione fiscale premiandola, sta investendo su progetti irrealizzabili come il ponte sullo stretto e sta investendo su riportare alta e luminosa la fiamma dell'MSI. Lì investe questo governo. Siamo in piazza per avere dei salari dignitosi, siamo in piazza per avere un piano straordinario delle assunzioni, siamo in piazza perché abbiamo bisogno che vengano aumentati gli stipendi perché e rinnovati i contratti collettivi nazionali di lavoro. Abbiamo ricevuto risposte negative da parte del governo che vuole aumentare il contratto collettivo nazionale del lavoro delle funzioni locali e quindi anche del Comune di Milano solo del 5,78% quando l'inflazione reale è al 16,5%. Quindi sostanzialmente non riusciamo a coprire neanche un terzo di quella che è l'inflazione reale. In più avevamo chiesto maggiori assunzioni e il governo ha deciso di fare il 75% del turnover. Questo significa che ogni 4 persone che vanno via ne vengono assunte solamente 3. Questo è inaccettabile perché si sta decretando la morte della funzione pubblica in questo modo e si sta decretando la diminuzione del perimetro pubblico. In piazza oggi per difendere i diritti dei lavoratori e per anche per tutti quei lavoratori chiacchieroni che oggi sono andati in ufficio, a scuola, che si lamentano tutti i giorni e poi invece quando c'è da fare veramente, fare sul serio, invece si tirano indietro. Un appello a tutti i lavoratori chiacchieroni. Scendiamo in piazza per la lotta contro le disuguaglianze, per una manovra di bilancio sbagliata, per una manovra di bilancio che non va incontro alle esigenze di lavoratori e cittadini, delle parti più deboli del paese. Oggi noi vogliamo portare in piazza le persone, i lavoratori, le lavoratrici, gli studenti, i giovani, per costruire un paese migliore. Noi riteniamo che le scelte fatte dal governo siano miopi e non vadano incontro alle esigenze vere del paese. Oggi riteniamo che bisogna lottare per una sanità pubblica più forte, per i salari dei lavoratori, per rendere più equo questo paese.